nuotata è la cosa più bella del mondo. E se lo afferma il re del remo, Palmiro Fonger, che ha collezionato ben 13 vittorie nella regata storica di Venezia, potete crederci. La voga alla veneta è un'arte che si tramanda da secoli sulla laguna e sulle vie d'acqua del Veneto. Quando non esistevano i motori era una necessità, ora solo per i gondolieri continua a rimanere una professione. Per gli altri significa passatempo, passione o sport. Beh, io l'ho scoperto da poco e devo dire che è stata una piacevole sorpresa, perché non avrei mai pensato fosse così creativo, se vogliamo dire, anche originale, per cui lo consiglierei a molti come alternativa agli sport soliti. La Laguna Veneta si estende ad arco intorno a Venezia. La separano dal mare le isole di Chioggia, di Pellestrina, del Lido e la lunga striscia di sabbia del Cavallino. Chilometri di murazzi, costruiti secoli fa dalla Serenissima, proteggono la laguna dalla furia del mare. La laguna è solcata da una fitta rete di canali navigabili segnati da pali e briccole. Continui lavori di escavo permettono una navigazione sicura in tutte le stagioni. Le barche da voga alla veneta sono ideali per navigare anche lungo il corso dei fiumi che solcano il Veneto, quali il Bacchiglione, che mette in comunicazione Padova alla laguna di Venezia, o il Sile, che collega Treviso a Jesolo. Anche nell'entroterra la voga alla veneta è motivo di aggregazione e occasione per far conoscere le tradizioni alle nuove generazioni. I canali della Battaglia e Bisatto circondano i colli euganei. Dove un tempo navigavano i burci carichi dei masegni di trachite che servirono a pavimentare la città di Venezia, ora si rema per diletto e per passione. Fino a qualche decennio fa, tutte le città venete erano raggiungibili attraverso fiumi, canali navigabili e conche. Padova, ad esempio, è ancora oggi una città d'acqua che ha il suo polo di attrazione nell'antico porto fluviale del Portello. Di fronte a Villa Pisani, l'antico e il moderno si incontrano, un burcio e il burchiello. Qui inizia la riviera del Brenta che collega Padova a Venezia. Su di essa si specchiano splendide ville ammirate da poeti e scrittori quali Goethe e Goldoni. L'ultima meraviglia è la Malcontenta, progettata dal Palladio. Ascoltiamo un altro re del remo, Sergio Tagliapietra, detto Ciaci, che detiene 14 vittorie in storica. Bisogna insegnare da piccoli, e allora si può anche acciappare un fiato di passione di questo tipo di voga. Altrimenti, quando che si è grandi, non si può più veramente avvogare e capire il valore di questo tipo di voga. E allora si perde anche la passione. Perché la voga, è come si può definire, una specie di malattia. Una volta che ti è acciappata, è molto difficile a guarire. Una delle caratteristiche delle barche da voga alla veneta è il fondo piatto che riduce il pescaggio, permettendo quindi la navigazione con pochi centimetri d'acqua.
Anche le barche da laguna più grandi hanno questa peculiarità utile negli alaggi e che presenta inoltre maggiore facilità di costruzione rispetto a quelle con carena tradizionale. Vi presentiamo ora quattro fra le imbarcazioni più significative che vengono utilizzate anche in regata. Cominciamo dalla caorlina, un tempo usata per il trasporto veloce antesignano delle regate, come ci riferisce Rudy Vignotto, che vanta 5 bandiere rosse in storica. Una volta praticamente facevano le regate per portare la verdura prima, cioè per primi al mercato di Rialto, perché prima arrivavano e prima vendevano. Da notare che i 6 remi imprimono una elevata velocità alla caorlina e che sono molto simili la poppa e la prua. I gondolini sono barche esclusivamente da corsa, che derivano dalle gondole e che vengono utilizzati dai campioni solo nella regata storica. I pupparini, asimmetrici come le gondole, a 1 o 2 remi, vengono usati principalmente dai giovanissimi e in 3 occasioni pure dai campioni. Le mascherette a 2 remi sono generalmente utilizzate dalle donne. Un'altra famosa imbarcazione è il bragozzo, dalla caratteristica prua ricurva indietro, usato un tempo per la pesca e il trasporto di merci. Alcune barche che simpaticamente consideriamo gondole maggiorate, spinte anche da 18 remi, costituiscono la famiglia delle bissone. Ecco la quattordesona della voga veneta Mestre. Il burcio era la tradizionale grande barca da carico, fino a pochi decenni fa il vero protagonista del trasporto lagunare e fluviale. Ma la regina della laguna è la gondola. Andiamo a scoprirne i segreti nello squero dei Tramontin. Sopra questo antico e strano legno, chiamato cantier, vengono fissate le maestre, mentre con il fuoco e l'acqua si piegano i serci. Vi accorgerete che questa opera d'arte nautica viene costruita asimmetricamente per compensare la spinta laterale impressa dall'unico remo. La barca comincia a prendere forma quando vengono posizionate le corbe, le ordinate. Amine. Ora la gondola viene sollevata e capovolta per permettere un singolarissimo esempio di personalizzazione della barca. E seconda il peso del gondoliere ricurvava a poco. Si usa ancora oggi il fuoco di canne palustri, l'ideale per curvare il fasciame della barca. I Tramontin si concedono una piccola licenza di modernità, ma subito dopo ecco ancora i primordiali elementi acqua e fuoco utilizzati per piegare i nomboli. Ultime rifiniture, finalmente giunge il momento più importante, il varo della nuova gondola pronta a far salire a bordo i turisti di tutto il mondo. Un'altra opera d'arte è la forcola, lo scalmo della gondola, i cui segreti andiamo a scoprire presso 2 botteghe di Remeri.
Ecco Franco Furlanetto all'opera mentre segna sul pezzo di noce le dimensioni richieste dal cliente. Nella seconda bottega incontriamo Saverio Pastor ed Emanuele Follador durante una fase più avanzata della costruzione della forcola. L'opera d'arte è finita. Ora è pronta per una gondola o per il Museo d'Arte Moderna di New York, dove ne è esposta una copia. Anche il remo è un pezzo di grande valore artigianale ed è costruito da varie essenze di legno sapientemente incollate insieme. Per approfondire altri temi legati alla voga alla Veneta, vi consigliamo di consultare le videocassette prodotte da Belle Époque Film con i seguenti titoli: La gondola, Pellestrina, Murano, Burano, Chioggia. E ora montiamo in gondola con Giannino Lazzarini. La voga era un remo in gondola, per me come un pittore che fa una peneada sulla terra. E vogare in gondola è un remo, cioè stesso. Non si cade a vedere la fatica, cade a essere una roba armoniosa. Per andare per laguna è facile, perché c'è spazio, che c'è. Però per andare lì, per andare per Venezia, per lì, bisogna calcolare l'aria, bisogna calcolare l'acqua, perché è una barca particolare. Il ferro è come una vela, il ferro di Agondo, e sposta la prua da una parte all'altra. E a vogare non c'è da tutti. È un'arte che se si ha passione si impara, se no non c'è niente da fare. Ascoltiamo Gloria Rogliani, campionessa del remo. Io, essendo insegnante da molti anni, lavorando con i bambini, vedo che la cosa fondamentale per attirare i ragazzi giovani allo sport è il divertimento. E secondo me mettere dei bambini in barca a giocare già con l'acqua è divertente. Dopodiché potrebbe diventare competitivo con qualche sguardo tecnico da qualche campione e si potrebbe così arrivare all'agonismo puro e proprio. La prima cosa è la posizione di insegnare. E sì, guai al mondo, perché se uno impara dall'inizio a vogare male, voga male per sempre. E ora andiamo a scuola. Ragazzi, iniziamo ad armare la barca. Mettete sulle forcole e i cugni dove servono. Il maestro è Guerrino Piovesan. La barca che viene utilizzata è un sandolo. Pronti, guardate il capovoga. Pronti, andiamo Luca. Assieme. Via. Tranquilla. Portatela assieme. Dunque, adesso vi spiego, per mantenere la barca diritta e portarla avanti, il segreto qual è? Qual è il gioco di polsi? Quindi il remo quando entra deve entrare verticale, quando esce il ritorno si mette orizzontale e si preme un attimo in acqua, l'entrata e l'uscita. Quando si entra in acqua il polso gira
e porta il remo verticale. Quando esce si mette in posizione ed ecco il remo orizzontale di nuovo. E questo qui è tutto il gioco di polsi per mantenere la barca dritta e spingerla in avanti. Tirare il polso, ecco l'entrata e l'uscita, eccola qua, vedete? Seguiamo ora al rallentatore la remata. Far uscire il remo dalla forcola è l'errore più frequente dei nuovi allievi. Se tu rimani col remo verticale, vedi, il remo va via. Quindi tu per forza devi girare il polso, portare il remo orizzontale, poi ti rimani in forcola e poi ritornare a spingere. Portarsi avanti senza farle inchina alla fine. Quando avanzate, oltre alla spinta della gamba dietro, il ginocchio e la caviglia devono piegarsi in avanti e allora il busto viene avanti senza trovare resistenza. Vedete come avanza il busto? Se voi vivete e tenete la gamba rigida, fate il saltino e non venite avanti col corpo. E quindi la vogata non è terminata. E invece per andare avanti e per la spinta finale, eccola qua. Vedete? Caviglia e ginocchio avanzano. Praticamente tutto il peso del corpo viene sostenuto dalla gamba che è avanti. E dopo con la stessa potenza si ritorna indietro, si ricarica la gamba che è nel retro. No, no a casaccio, fiori assieme. Ciao, oh, ok. Bene, bravo, stacchi bene. Il ginocchio destro deve piegarsi. Chiaramente ci vuole la fatica come in ogni cosa, comunque oltre alla fatica c'è anche la tecnica e il piacere, anche si può imparare anche qualcosa di interessante, questo sicuro. Ti forma, ti dà carattere, ti dà personalità, ti dà orgoglio, ti fa tutto, ti matura praticamente. Ritorniamo sulla forcola e ascoltiamo l'interessante considerazione di Furlanetto. La forcola corrisponde a un cambio di una macchina. Quando la macchina è ferma si mette in prima, dopo un po' di metri si passa alla marcia superiore. La stessa cosa riguarda la forcola. La forcola è inserita nella gondola, questa altezza qui, no? Sulla tappa. E questo qui è il pezzo sotto, è la prima marcia della forcola. Si danno un paio di remate qui sotto e poi si passa a una leva superiore che è il punto di massima spinta, che è questo punto qui che si chiama morso. Anche la forcola ha il freno, il gondoliere fa saltare il remo, qui sotto con la trazione delle braccia e la pressione dell'acqua la barca rallenta, non è una fermata brusca, ma comunque la gondola si ferma. Poi c'è questa parte qui che è la retromarcia. Questa curva qui serve per fare arretrare la gondola. Il gondoliere si gira, spalle alla prua della barca, fa un paio di passi indietro verso la parte posteriore e voga qui sotto su questa curva qui. E poi c'è questo pezzettino qui che serve per fare una curva violenta e veloce verso destra. Il remo viene incastrato qui sotto, sempre con la trazione delle braccia e la pressione dell'acqua, fa una leva e la barca si gira.